Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Che pianta colpo pianto, madre unita al figlio santo, in un solo partito. Santa madre dei voi frate, che regale del Signore, siano in ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la Santa Croce entra il mondo. Dal Vangelo di Matteo, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Meditiamo. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte l'inondazione d'amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà irradiante di Vincenzo De Paolo, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Colbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. Benedetta sia la croce di Cristo. Preghiamo. Gesù, tu muori sulla croce, quella croce che non è il patibolo del reo, ma il trono del giusto, del santo, di te stesso, che dai la vita per tutti noi. Quella croce che diventa il secondo albero di salvezza. Il primo albero ci portò alla rovina, col peccato originale. L'albero della croce ci porta alla redenzione e alla vita eterna. Gesù, voglio sostare ai piedi della tua croce e dirti: Signore, sono qui ai tuoi piedi, Thank you.
partire a Montegar, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Meditiamo. Il delitto è compiuto. Noi abbiamo ucciso Gesù e le piaghe di Cristo bruciano nel cuore di Maria. Mentre il solo dolore abbraccia la madre col figlio, la pietà, sì, la pietà. Grida e commuove e ferisce anche chi è solito fare ferite. La pietà. E noi sembra di avere compassione di Dio, e invece ancora una volta, il Dio che ha compassione di noi. La pietà, il dolore, non è più disperato, ma è più lo sarà, perché Dio è venuto a soffrire per noi, e con Dio si può disperare. Preghiamo. O Maria, in quel figlio tu abbracci ogni figlio, e senti lo strazio di tutte le mamme del mondo. Quell'amore gioioso che avevi quando lo portavi in grembo diventa ora amore doloroso, intriso di tante pene, ma ugualmente stringi al tuo petto il tuo Cristo. Le tue lacrime, o Maria, passano da secolo in secolo, e arrivano i volti e piangono il parto del pianto di tutti. O Maria, tu conosci il vero dolore, ma la fede è intrepida, la tua speranza è tenace. Credi che proprio il tuo figlio porti a noi la redenzione e la salvezza. Credi che le nuvole non spengono il sole, e credi che la notte prepara l'aurora. Tu, Maria, hai cantato il canto del Magnifica, intonaci ora il canto che vince il dolore, perché anche noi possiamo sovraccaricarci della croce di Cristo e portarla fino in fondo. O Maria, prega per noi. Madonna delle grazie, a te ci affidiamo perché possiamo avere la grande grazia della sequela al tuo figlio.